Uno di quei momenti in cui lo spessore della trasmissione non è adeguato a quello dell'ospite, oggi alle 18.30 al Centro Sociale Cantiere, in zona Piazzale Lotto a Milano, ci sarà un incontro con il giornalista Aldo Giannulli, contro il feticcio della legalità. Questo è il titolo dell'incontro. Per farvela breve, io e Alessandro siamo rimasti molto colpiti da una delle sinossi possibili. Rispetto ai temi che verranno trattati in questo incontro, ossia la sinossi era occupare sì o no, oppure occupare sotto forma di domanda, occupare è sbagliato oppure occupare è giusto, esatto, è una delle letture possibili. Per farvelo, insomma, per parlarne con voi, ma soprattutto con il nostro ospite, vi vado a reintrodurre un'altra frase: lo sciopero è stato a lungo un reato. Ma non ci fossero state quelle azioni illegali, lo sciopero sarebbe illegale ancora oggi. Ben arrivato, ben trovato al circolo dopolavoristico di Radio Popolare, ad Aldo Giannulli. Grazie, ben trovati. Grazie. Allora, queste nostre domande, in realtà, di gente che non capisce niente, a che risposta si può dare invece da uno che ne capisce e insomma ha analizzato questo problema sociale con un po' di insomma di capacità di osservazione? Ma semplicemente una riflessione storica molto semplice: molto spesso i comportamenti sociali anticipano quello che poi verrà sancito nelle costituzioni, nei codici, negli apparati normativi. Ma vorrei fare alcuni esempi. Il diritto di sciopero l'abbiamo già detto, l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è stata a lungo un reato, è un reato penalizzato anche piuttosto pesantemente per un lungo periodo, e però non ci fossero stati gli obiettori totali che scontavano il carcere militare, non ci sarebbe stata obiezione di coscienza al servizio militare, di conseguenza non sarebbe stata poi ammessa obiezione di coscienza per tutta un'altra serie di situazioni o casi. Penso per esempio all'autodiriduzione, che spesso ha anticipato in qualche modo decisioni che sono state poi assunte dallo Stato, per esempio sulle tariffe dei servizi pubblici o altro. Oppure per esempio ancora l'occupazione delle case. Vorrei ricordare che una mezza riforma della casa noi riuscimmo ad averla a fine anni 70, dove ci fu un'ondata di occupazioni di case. Quindi, diciamo, in qualche modo la pratica di forme di lotta illegali, che non vuol dire violente, non necessariamente perlomeno, è una forma di lotta che si è prodotta molto spesso nella storia. Noi stiamo avendo una torsione culturale totalmente sbagliata, per la quale c'è una delegittimazione non tanto dell'illegalità, ma proprio del conflitto in quanto tale. Noi stiamo avendo una cultura che ormai considera il conflitto sociale come un fastidio, come una cosa abnorme da evitare, e quindi di conseguenza le forme di lotta sono semplicemente da reprimere. Attenzione, perché quando c'è questo atteggiamento la conflittualità tende ad aumentare, a diventare più aspra e a raggiungere anche livelli di violenza che possono essere preoccupanti. Quindi storicamente è stato così. La soluzione a questi problemi è sempre nel dialogo politico. Mi piace notare che anche a sinistra questo sta diventando un discorso piuttosto inconsueto. Molto inconsueto, man mano che dalla sinistra ci si sposta un po' più verso il centro, fra l'altro. Ci veniva in mente, per esempio, che forse un altro esempio potrebbe essere, visto che siamo in radio, quello dell'affermazione poi delle, certo, insomma, delle radio libere, che alla fine le radio libere iniziarono, esatto, violando la legge, preciso, sì, sistema di norme, e quindi facendo scattare una raffica di denunce. Anche le televisioni iniziarono, ci fu il famoso Far West televisivo per una decina d'anni, poi la cosa alla fine ha premiato il cavaliere Berlusconi, questo ci dispiace, però obiettivamente è stata una conquista ottenuta in questo modo. Senza ovviamente costringerti nel ruolo di Nostradamus, anche perché
non sei un indovino, sì, ma un giornalista, però da no, quel... ma ci andrei piuttosto stretto. Secondo te, all'orizzonte, tra le cose che attualmente vengono comunemente sentite come illegali o non giuste, su che cosa tu punteresti, se dici la prossima conquista è questa? Ma qui il problema è piuttosto quello di difendere i diritti esistenti. In effetti, e non c'è un cacchio da ridere, però. Di conquistarne di nuovi. Qui il problema è uscire vivi da questa crisi, che non sarà affatto semplice e indolore. Adesso abbiamo la Merkel, persino lei, che parla di altri 5 anni di crisi, e nessuno ha notato che, sommandoli ai 5 anni sostanzialmente trascorsi, questo significa che totalizzeremo una crisi lunga 10 anni, più lunga di quella del 29. Questo non lo ha notato nessuno, ma sono cose che hanno un peso talvolta molto forte sul piano storico. In effetti ci sono dei bambini che potrebbero finire le elementari, nascere e finire le elementari tutte dentro nel periodo di crisi. Fa impressione pensare. Non è neanche scritto da nessuna parte che lo sbocco debba essere necessariamente positivo, per cui poi si riprende come prima allegramente. Certo. Attenzione, perché a ogni grande crisi storicamente è sempre seguito un conflitto generalizzato. Ora io faccio gli scongiuri, certo, perché non vuoi essere... prendere in considerazione anche l'idea di forme di conflitto in momenti di inasprimento, di forte impoverimento, non sarà una cosa semplice. Quindi ecco, pensiamo al fatto che prima di tutto c'è da difendere i diritti esistenti. Infatti immaginavo che comunque tu non volessi passare né da Nostradamus, ma soprattutto nemmeno da Cassandra. L'ultima domanda che ti volevamo fare, per tornare all'argomento occupazione di immobili. Forse l'immobile è, come dire, è il simbolo proprio numero uno della proprietà privata, quello addirittura dove in Italia storicamente si investe, proprio si mettono i propri soldi, anche i risparmi. Quindi non è una battaglia particolarmente difficile quella dell'occupazione di immobili? Un momento, sì e no. Ragioniamo. L'immobile, come la proprietà terriera, era nell'Ottocento, sino all'Ottocento, era la ricchezza. Il denaro era una forma accessoria di ricchezza. Il ricco era quello che possedeva palazzi e terre, in misure minore preziosi. Oggi la cosa è cambiata, oggi obiettivamente il denaro prevale su ogni altra cosa, i titoli in denaro, per intenderci dalle azioni ai bond statali, ai contratti assicurativi eccetera eccetera, sono altrettante obbligazioni in denaro. Quindi il vero scontro direi là. Però dal punto di vista della visibilità tu hai ragione, perché gli immobili hanno una caratteristica che è quella di simboleggiare proprio fisicamente il denaro, soprattutto quello a grandi cifre. Tu non lo vedi, sì, hai sì, un numero. È molto meno visibile, soprattutto colpisce meno l'immaginario, perché l'immaginario non collettivo. Certo. Che cosa significa avere 2 miliardi di dollari? Con quanti zeri si scrive? Cominciamo a dire con quanti zeri si scrive. Ecco. Mentre la proprietà privata la vedi. Attenzione, qui puoi distinguere. Il vero problema è che una ricca parte del proprietà del patrimonio immobiliare è tenuta volontariamente sfitta, vuota da parte di società immobiliarie e finanziarie per tenere alto il valore e quindi farne asset. Ah cioè, sì, sì, è una cosa patrimonio. Odiosa, è vero, certo sì. Certo. E quindi poi facciamo, per fare patrimonio di società finanziarie o di società immobiliari, teniamo la gente in mezzo alla strada, è accettabile? No. La risposta viene da sé. Aldo Giannulli, ti lasciamo anche perché sappiamo che devi dirigerti con una certa veemenza al centro sociale Cantiere questa sera a partire dalle 18:30, incontro con Aldo Giannulli contro il feticcio della legalità. Detto un po' così alla nostra maniera, mica tutto quello che è vietato è davvero da vietare. Detto questo, solo una risposta sì no. Aldo, ma te in questi incontri qua preferisci monologo e poi spazio domande o interruzioni con botta e risposta? Io preferisco sempre il fatto che ci sia alla fine, cerco di contenere la mia esposizione iniziale e poi di fare una discussione. Okay.
però almeno la parte iniziale è bene che non sia a botte risposta, sennò di che cosa si discute poi? Sì, esatto. Sennò comincia a diventare un po' caotico. E almeno... mi raccomando, per alzata di mano, non facciamo casino, per favore. Va bene, d'accordo. Grazie Aldo, a presto. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.